Sono un grande musicista, un cantautore, un poeta. Eccoci qui, ragazzi, like, mi piace, iscrivetevi e sigla. D'accordo? D'accordo? C'è Silvio con noi nell'altro nostro studio. Silvio, ci senti? Sì, vi sento. Ecco, ciao a tutti. Ciao Silvio, ciao, benvenuto Silvio. Su Manila, eccoci. Grazie. Allora, Maria Teresa ti ha già annunciato. Mi racconti un po' com'è arrivato il tuo incontro con Maria Teresa Roberto? Sì, allora, per scherzo ho mandato una demo per Sanremo New Talent. Diciamo che era un periodo bruttissimo della mia vita. Mi hanno dovuto operare, mi hanno dovuto togliere il cuore e rimettere. E quindi ho scritto questa canzone qua che si intitola Piccoli ricordi. Piccoli ricordi. Sì, piccoli ricordi, che rappresenta poi alla fine i ricordi che ognuno di noi ha, che magari in quell'attimo, quando magari ti sfugge la vita, non ci fai caso, ma magari anche il legarsi le scarpe è un ricordo grandissimo. Sì. E quindi niente, ho scritto questa canzone qua, l'ho mandata, poi ho detto ma sì che mi chiamano, tanto buon. E poi niente, mi è arrivata un'email con un scritto che ero convocato giù a Sanremo a cantare questa canzone qua. E già lì pensavo fosse uno scherzo, ho detto dagli amici, sai. Ma che burloni. Sì, esatto. Esatto. Poi dopo... fanno le marachelle questi burloni. Sì, esatto. Poi dopo invece mi sono informato bene, l'ho ancora fatto leggere al papà di mia moglie, di Valentina. Se l'ho fatto leggere, gli faccio leggere un po' Carlo se è questo il messaggio o no. E lui mi fa, reale. Lui mi fa, sì, ma a me sembra reale. Boh. Allora, detto tutto ciò, siamo partiti, siamo andati giù a Sanremo New Talent, ho cantato. E aveva un giubbino solo per una serata, per un'esibizione, invece è passato il turno, sì, esatto. E quindi non sapeva cosa mettersi. Sì, esatto, infatti avevo un giubbino, avevo giusto i pantaloni, poi ho detto ma tanto sì che passo fra tutti quanti. E poi invece ho iniziato a fare martedì, mercoledì, giovedì, e poi sono arrivato in finale e ho vinto la categoria ed è stato un sogno. E allora, abbiamo pensato di voler far ascoltare Piccoli ricordi a tutti quanti, perché io mi ci ritrovo, ecco, ricordo il ciao, ricordo tante cose, anche se Silvio è molto più giovane di me, però ricordo tante cose e vedo Torino, ecco, proprio io vedo nella sua canzone, vedo anche Torino come vivevamo quando andavamo lungo il Po ad ascoltare da Mary, che mettevamo, c'era il jukebox, quindi dovevi avere le 200 lire e bigiavi da scuola perché l'unico modo per avere una sufficienza in matematica, non c'è, non presentarti. Certo, tagliavamo, anche noi lo facevamo. Allora Davide, ascoltiamo Silvio Merlin su Radio Manila e poi naturalmente torniamo in diretta. Sono solo piccoli ricordi, chiudi gli occhi e prova soltanto a immaginare tutte le persone a te care sedute lì in riva al mare. È una nuvola bianca che sta lì ad aspettare. Piccoli ricordi, Silvio Merlin, complimenti Silvio, davvero. Grazie. Silvio continua così a scrivere cose così belle, ma voi se chiudete gli occhi, provate, Silvio ha una bellissima voce, ma provate a sentire questa canzone, immaginatela cantata solo al pianoforte da ultimo. Vero. Già è bella così. No, è bellissima così. Quindi tu devi scrivere per te stesso e anche per gli altri. Perché Silvio, ma scrivi tu, certo. Sì, certo, sì. Scrive io. E compone, lui ha fatto il conservatorio, sì. È un grande io artista. Io sono il pianoforte, un po' anche la chitarra, però diciamo che ho fatto conservatorio di pianoforte. Compongo io sia la musica che il testo, tutto io. Complimenti Silvio, grazie. Davvero. Salutiamo Silvio Merlin. Ciao a tutti, Silvio, grazie ancora. Grazie e complimenti per la tua canzone. Silvio, continua così. Tra l'altro so che Silvio è di Perosa, è giusto? Sì, Perosa Argentina. Quindi vicino Pinerolo, sono zone meravigliose che noi conosciamo bene. Riascoltate anche la sua canzone sui vari social, sulle varie piattaforme, perché ce n'è tanto bisogno. Ragazzi, like, mi piace, iscrivetevi. D'accordo? D'accordo? D'accordo?